dice, molto più appiattito sugli interessi del capitale e quindi nemico in realtà degli interessi popolari e della radicalizzazione dei processi rivoluzionari. Il che crea uno scarto tra scienza e vita quotidiana, no? Perché questo vuol dire, che dà luogo per esempio a posizioni come quelle di Dostoevskij, antipositivistiche, contrarie, cioè a quel movimento che anche in Russia era forte, quel movimento di affermazione e sviluppo delle scienze naturali, che però in un primo momento si era legato a processi anche di democratizzazione e di lotta contro la tradizione religiosa greco-ortodossa e contro lo zarismo. In un secondo momento si separa invece questa spinta scientifico-naturale dal radicalismo politico e anche in Russia quindi si determina quello scarto per cui il mondo della scienza entra in conflitto col mondo della vita quotidiana. E in Dostoevskij noi vediamo molte volte, in realtà sempre, rappresentata questa contraddizione tra la moderna città borghese, al Pietroburgo, e la vita quotidiana, e i conflitti della vita quotidiana, che in Dostoevskij assumono un aspetto psicologico e fondamentalmente religioso. In realtà, dal punto di vista di Dostoevskij, dal punto di vista religioso, dal quale va a analizzare la città moderna, la società moderna, la Pietroburgo, e quindi la sua critica, per quanto abbia aspetti sociali indubbi, in realtà radicalmente nella sua posizione ultima è una critica religiosa anti civiltà occidentale. Lui è uno slavofilo nella cultura russa e quindi è contro l'industria, contro lo sviluppo industriale, contro lo sviluppo economico moderno. In nome però appunto di questo scarto che si va sempre di più determinando tra scienza e vita quotidiana, per la necessità della borghesia di riaggregare le classi dirigenti tradizionali in funzione antipopolare contro l'espressione del radicalismo promosso dalla stessa rivoluzione francese. Per esempio, no? La Comune di Parigi è un episodio di un'importanza enorme perché è un episodio di terrore della borghesia. Per la prima volta il proletariato prende il potere, si organizza, prende il potere, avanza a autonome rivendicazioni e questo determina una paura folle nella borghesia di tutti i paesi europei. Anche in Italia la cosa ha ripercussioni. E ci furono 10.000 fucilati, fucilati. Ora, ecco, questo è molto importante. Appunto, in una prima fase dell'epoca moderna, intendo 5, 6, 700, lo sviluppo delle scienze naturali si congiunge a idealità politiche progressiste. Nel corso dell'Ottocento avviene invece una separazione tra scienza e realtà effettuale quotidiana delle masse che vivono nella città moderna. E questo crea, da un lato, la possibilità di una critica alla società capitalistica, una critica progressista alla società capitalistica, dall'altro lato il riemergere di una cultura spiritualistica e religiosa
antiscientifica, antimoderna, antimodernità. E questa ambiguità la si vede molto bene se si segue un po' la storia proprio della psicologia dinamica, per esempio, no? Quante volte la psicoanalisi è stata usata in funzione antiscientifica e antirivoluzionaria. Pensiamo alla figura di Jung e quindi il recupero del misticismo e della religione in modo esplicito, ma in realtà alle radici profondamente religiose del discorso freudiano, che però contemporaneamente è anche un discorso che consente di mettere, di sviluppare la critica di certi tabù della società capitalistica, quindi con questa ambiguità, insomma, lo che racconto. La critica alla scienza nella sua forma positivistica noi credo molto opportunamente abbiamo detto leggiamo La memoria del sottosuolo e Padri e figli di Turgenev. Perché nel Padre e figli il protagonista Bazarov è proprio un rappresentante della scienza positivistica che ha in Russia in quel momento una funzione progressiva perché marcia contro la tradizione religiosa greco-ortodossa combinata, intrecciata con lo zarismo e quindi e rivendica la necessità di un avvicinamento all'Occidente e quindi di un allontanamento dalle tradizioni slave, no? Ecco, però in Padre e figli appunto questo Bazarov, questo positivista sostiene che vero è solo ciò che è empiricamente dimostrabile, vero è solo ciò che può essere analizzato con gli strumenti analitici della scienza della natura e quindi determina una frattura tra la dimensione scientifica e la dimensione della tradizione morale, delle istanze morali, che non sono scientificamente traducibili, non sono empiricamente dimostrabili. Ed è interessante appunto che in Dostoevskij tu hai la ribellione invece contro quest'ottica scientista, diremmo noi, in nome di istanze, di valori non compresi dall'ottica positivistica o empirista. E di nuovo qua l'ambiguità, perché da un lato questo dà luogo, in realtà perfino nel tardo medioevo, in questo si vede, dà luogo a un tipo di riflessione che allarga i margini della ragione, che va oltre l'intellettualismo della scienza positivista e arriva all'elaborazione di una prospettiva dialettica, ma dall'altro lato consente la ripresa di misticismo, di religiosità e di una cultura basata su valori opposti a quelli della mediazione razionale, ma basate sui valori dell'immediatezza, del misticismo, dell'immedesimazione emozionale, sentimentale, come forma di conoscenza, l'intuizione, eccetera. In Dostoevskij mi pare c'è questa ambiguità e esistono entrambi le componenti, cioè la critica della città moderna, ma anche sotto profondamente l'istanza religiosa, che è il punto di vista da cui si critica, quindi un passo in realtà indietro rispetto alla società moderna. Ed è importante anche sottolineare come questa posizione alla Dostoevskij non sia limitata a Dostoevskij.